Abbiamo qui con noi Emanuele Milani, pronto a commentarci la recente uscita di Live in Studio. Eccoci. Prego Emanuele, ci racconti la sua esperienza con questo disco? Beh, questo disco, come dire, è il primo disco, quindi sicuramente è un'emozione vedere che è uscito e ha persino il bollino SIAE, tranne in questo qua perché è mio. Però devi ancora mettere naturalmente. Sì, perché bisogna lei... mettercelo perché la SIAE sennò ci fa le multe, però del resto va bene. No, il Live in Studio è stata una bella esperienza, abbiamo fatto il nostro concerto live in registrazione così nella camera di Carri, quindi andiamo grandi palcoscenici. Grandi palcoscenici, solo perché il live che avevamo fatto a Campegine non si sentiva molto bene dalle registrazioni, tutto lì, se no non lo facevamo perché siamo troppo bravi e quindi non c'è niente da fare. E qualsiasi cosa che registriamo va subito bene, subito. E infatti questo CD sono tutte canzoni registrate sul momento e mai ripetute. E ci racconti le sue fonti di ispirazione che ha utilizzato nel produrre questo disco? Nel suonare. Le mie fonti di ispirazione sono tante. Da De André ai Sonata Artica, prendiamo dentro anche la musica classica, un po' di tutto, ci buttiamo tutto quello che mi piace e quindi non ho una fonte di ispirazione unica, sono tantissime. E per gli ignoranti che non la conoscono, lei che strumento suona? Che strumenti? Il violoncello, che per molti è una viola, è un violino, per molti un contrabbasso, la maggior parte, però ultimamente vedo che si inizia a conoscere anche il violoncello di più. Ma tutto questo il merito è soprattutto tuo? Merito mio. E delle onde qui. Anche il papà della Serena che mi dice che inizia ad amare il violoncello, vuol dire che è merito mio. È un notevole passo in avanti. Ci saluti i fan delle onde acustiche. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo concerto. Per fortuna che tu hai coraggio da vendere anche a me e aspettarmi, lo so, non deve essere stato semplice, ma ora son qui per te e ti prego, prendimi così senza tanti perché, senza troppe domande, adesso siamo qui, io e te, sotto questo cielo che parla di noi, sotto questa luna che se vuoi porteremo a casa e poi... Ed ecco Serena, la nostra mitica cantante, con un ghiacciolo super. Tengo gli occhiali da sole perché ho le occhiaie da ieri sera, i postumi del primo concerto della... Beh, imbarcogliamo naturalmente, non potrebbe essere altrimenti. Cosa ci racconti del Live in Studio? Niente, sono molto contenta del nostro CD, lo ascolto sempre, era un progetto che... volevamo realizzare da un bel po' e finalmente siamo riusciti a realizzarlo. Mi sono divertita, è stato bello, anche se le 8 ore più lunghe della mia vita, visto che sono state 8 ore nella, diciamo, bollente stanza di Carri a sudare, però è stato bello, ci siamo divertiti, a me piace molto, quindi spero piaccia anche a voi. E della grafica cosa mi racconti? Mi sono divertita a fare anche quello, a parte Emanuele Milani, che aveva troppe critiche da fare. Queste sono fandonie. Però alla fine mi ha aiutato a migliorarlo, quindi spero vi piaccia anche la grafica, ci ho messo tutta la passione e l'impegno possibile. Ah sì? Che bravo. Facci vedere anche un po' di rosa. Però il ghiacciolo. Ah, questo. Sì, non ne potevo più, ho dovuto prendere un ghiacciolo. Era molto buono. Ah, era veramente buono. Bene. Allora facci un saluto dei tuoi, non so come. Ciao.
No, un saluto dei miei. La notte silenziosa Sarajevo, cammino per strade deserte, fra grattacieli e macerie. La luna risplende giù in città, fra le chiese e le moschee. Ciao Andrea, Andrea Carri, il nostro mitico tastierista che beve birra da tutto andare. È la mia benzina in tour, no, qua non ci va da nessuna parte. Beh, raccontaci un po', cosa hai fatto tu nel CD delle onde acustiche? Allora, ricordiamo, live in studio, ci vede bene. Io nel CD ho fatto le parti di tastiera in molti pezzi, tranne l'unico pezzo che con la tastiera è suonato male, perché l'ha fatto Emanuele Milani. Invece, dove sentite la tastiera suonata male, non è opera mia. Tutte le altre sono mie, e dove invece sentite la chitarra suonata male, beh, quella è opera mia. Ma se non ce n'è suonata neanche una bene con la tastiera, come la mettiamo? Non lo so, le ho fatte tutte io. Esatto. Okay. E invece specialmente la chitarra è una bella esperienza a registrare, perché ricordiamo, noi abbiamo fatto, all'inizio volevamo fare il CD live, solo che le registrazioni di Campegine erano un po' così, allora abbiamo deciso di fare un live in studio di registrazione, però la filosofia era sempre quella del buono alla prima, e quindi far vedere come suoniamo veramente dal vivo, errori volendo compresi. E quindi la chitarra non è il mio strumento, è stata una bella impresa suonare la chitarra nel live in studio. Infatti ricordiamo che uscirà anche l'edizione speciale su YouTube, è vero? Esatto, ci saranno un po' di assoli marci e a caso. Che sono stati a tagliare perché forse erano un po' troppo new age, non so come definirlo. E quindi non ci avreste capito, insomma. Avremo comunque l'edizione special. Avremo la Deluxe Edition. Live studio. Ottimo. Non la comprerà nessuno. No, ma sarà un regalo per tutti i nostri fan. I nostri fan, esatto. Quest'onda. Come loro, sono i nostri fan del futuro, però presi dalle spalle, perché minorenni non si possono far vedere. È tutto calcolato. E quindi niente, facci degli auguri alla live in studio. Cioè, devo fare gli auguri a chi mi ascolta per il live in studio? Li facerò a me stessi, il CD è mio. Li facerò. Però sì. Bene. È la birra. No, sono i posti di Barcogliamo Beer Fest ieri sera. Certo, bellissimo, ma un po' devastante. Doppio concerto, tanta roba. Niente, ragazze, venite a vedere i concerti, comprateci CD. Ragazze. Ragazzi, ok. Milani, sempre pensando al femminile. Sempre pensando al femminile. Perché Milani è sempre circondato da donne. Bisogna. Donne che venite ai concerti, so già che andrete a salutare Milani. Faccio qualcuno deve salutare anche me, la sera, una ragazza per la sera magari, però Valentino, tutte sempre salutare Milani. Niente. Donne, venite e non salutate solo Milani, uomini, venite e salutate la sera. Ciao, alla prossima. All'infuori di me. Quella, ciao. Buonasera Valentino Secchi. Ciao a tutti. Come va? Bene, tutto bene? Tutto bene. Bene come il live, guardi dove vuoi. Ok. Allora, i nostri fan stanno aspettando un pochino di, così diciamo, di opinioni sul nostro live in studio. Tu cosa ne pensi, come è andata con questo cappello poi soprattutto? È stato divertente, ma abbastanza impegnativo, dato la mole di lavoro che abbiamo dovuto affrontare, però insomma, dato il risultato, secondo me ne valsa la pena. Ecco. Ah sì, l'hai sentito il risultato? Sì. L'ho sentito alcuni pezzi e sono molto soddisfatto di questo. No, perché io ho parlato senza averlo mai sentito. No, io ho sentito due pezzi, però mi piacciono. Ecco. Sì, ti piacciono? Sì. Ah, ok, perfetto. Appena Carlo si degnerà di darmi il CD anche a me. Ma l'hai sentito ieri sera o? No.
Ieri sera com'è andata? Sì, dopo il pacco? Abbiamo suonato bene, è stato un gran concerto e niente. Il dopo concerto? Molto bene, è stato divertente. Non sì. So chi sia che mette in giro voci sbagliate su quello che è successo. Non capisco perché da dietro schia ridendo. Hai bevuto limonata, no? Sì, ho bevuto limonata perché mi sentivo qualche bruciolino di stomaco dovuto al panino alla salsiccia probabilmente. Ah sì, e sì, quindi, sì. E niente, è stato... Quindi è andato tutto bene, sì. È stato divertente. A parte che siamo andati alle 9 di mattina, però è stato molto divertente. E la dormita, raccontacela. Ah niente, abbiamo dormito in macchina. La macchina è quella un po' più larga, abbiamo dormito comodamente. È stato divertentissimo, ecco. Molto bene. Quindi adesso ci devi fare un saluto alla live in studio. Ciao. Ecco. Questo qua va benissimo. Ok. Ok, ricorda che non so, qualcosa di ricordo. Sono il chitarrista più bravo del mondo, sì, cosa certo, del genere. Infatti, che è queste cose? Non lo so. Facci un ciao, segno. Ciao a tutti. Ma facci il legato. È meno fatica. Vabbè, fai quello che vuoi, basta. Adesso è teso, non ce la fa più. Secondo me è anche scordato. Calmati, respira, cari, fermati un attimo.
suggerisco anche sul cadavere. Secondo me andava poi bene, ma l'altra in realtà. Facciamo silenzio e non disturbiamo il nostro violoncellista che studia. Guardate che bravo. Studia. Ho appena... Ha già fatto 28 pagine in 10 minuti. Il problema bravissimo. È che... Sei bravissimo, che inizia pagina 20. Però sei bravissimo. Guardatelo. Oggi dovrebbe suonare e nel pomeriggio per tenere al passo gli esami e qua a studiare. Che uomo, signori. Grandissimo. Torna a studiare però, fai bella figura. Studiare, solo che adesso salto un po' di pagina. Va bene, così vai a pagina 40. Perché c'è la classificazione delle disabilità. E niente. Non me le leggo. Ma come non te le leggi? È un domani. E ne ho già saltato un pezzo, quindi avrò fatto 5 pagine. Bravo Milani, bravo. Torna a studiare, che è importante. È per il tuo futuro. Ciao Milani. Dovete sapere che non solo io studio. Ogni tanto c'è anche qualcun altro che ci prova con una calcolatrice a misurare l'area di un rettangolo. Ha provato a fare dei calcoli. La base era 1, l'altezza era 5, l'area veniva di 11,25. Non male. C'era qualcosa che non quadrava. Eppure il righello parla chiaro. Non c'è una riga. Beh, si può sempre andare a occhio. No, ma ragazzi, ma scusate. Mi sta inquadrando, guarda, mi metto il palco. Scusate, siamo in un parco. Stasera dobbiamo suonare. Ma perché devo studiare? Ditemelo. Cioè, questa è la cosa. Sta benissimo. Sta benissimo. All'ombra. All'ombra dell'ultimo sole. In effetti si potrebbe dormire. Però noi siamo qui. Noi siamo bravi. Ancora a pagina 32. Ancora il primo esercizio. Dopo 3 ore. Però va molto bene. Il nostro backstage continua, aspettando il chitarrista e la cantante. Esatto. Facciamo un saluto comunitario. Alla prossima. Aspetta, ti metto un dito nel naso. Attenzione, signori, Emanuele Milani sta dilettando in un nuovo strumento dopo aver sentito un grandissimo gruppo che ha suonato dopo di noi. Guardiamo che sta accordando lo strumento. Ci presenti un nuovo singolo? Un nuovo singolo. Si è rotta la chitarra, si è rotta la chitarra, riaggiusta, sì, l'hai fatta. È vero metallo questo. Niente, la chitarra è cosa facciamo Milani? Torniamo al nostro genere solito. Potremmo fare pip 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 pip. Milani. Salutaci sempre i nostri fan che sono sempre molto saluto. Ciao, ascoltate il nostro CD, veniteci a vedere. Grazie.